A Pagani continuano i lavori di riqualificazione nell'area antistante il mercato ortofrutticolo, un'attività che consentirà anche un notevole miglioramento della viabilità, ma soprattutto della sicurezza. I lavori riguardano anche il rifacimento del cavalcavia dell'ospedale. Sulla vicenda è intervenuto l'ex sindaco Salvatore Bottone. Sono soddisfatto, ecco, che si stanno concretizzando, si vedono, ecco, i primi bagliori, diciamo, di quello che è il lavoro fatto nel corso degli anni, perché un finanziamento così importante per Via De Gasperi per 3 milioni di euro non si era mai visto nella nostra città. Quindi i lavori sono concreti, come può vedere, come sta vedendo la città, veramente una riqualificazione ex novo di tutta, ecco, il ponte dell'ospedale, quindi via Nazionale, così davanti al mercato ortofrutticolo, una riqualificazione che ci voleva e credo che vada avanti, ecco, su tutta via De Gasperi, così come via Sant'Anna, così come via Tommaso Maria Fusco. Crede che adesso con viabilità permettendo, credo che il periodo è quello giusto per accelerare un po' i lavori. La ditta sta facendo un ottimo lavoro, ma credo che bisogna accelerare perché, ecco, la città ha bisogno di vedere portata a termine quest'opera per partire appunto con quella della pubblica illuminazione, così come per le altre opere che sono in cantiere per la città di Pagani. Un buon lavoro, chiedo scusa, un buon lavoro l'ha fatto il sindaco De Prisco, ecco, devo dire, e riconoscergli l'accelerata, diciamo, di questa attività per via De Gasperi, che si era bloccata nei tempi, diciamo, e nella burocrazia. Come credo che De Prisco debba continuare ad aprire, ecco, il suo ragionamento con la Regione Campania, ancora di più per il semplice fatto che noi per quest'opera dobbiamo ringraziare la Regione Campania, perché questi sono fondi regionali, dobbiamo ringraziare anche il consigliere Luca Cascone, che si era impegnato a suo tempo per quest'opera, e devo dire che Luca Cascone, ecco, si era anche impegnato, adesso gli lancio un messaggio forte, si era anche impegnato per eventuale ribasso di gare, per le gare che c'erano state, di portarci avanti un lavoro importante per noi, è quello del Corso Ettore Padovano via Starita per il collegamento con la nostra stazione ferroviaria, quindi per mettere insieme, ecco, le due strade, perché entrambe portavano quindi riqualificazione di Via De Gasperi con Tommaso Maria Fusco, così come Via Starito, Via Cavusciel e Corso Ettore Padovano, portavano alla stazione ferroviaria, perché era questo, diciamo, il disegno, l'obiettivo il del progetto.